Carissimi nostalgici di qualsiasi età, benvenuti in un nuovo appuntamento a quattro chiacchiere con tacco più spesa. Oggi è sabato 1º febbraio, e tra poco arriva il carnevale. Che bello farlo qua chiusi in casa. Non iniziare a lanciare i coriandoli in casa che dopo se devo pulire. Eh sì, c'è tanto da pulire, vero, 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 vero. Allora, cosa diciamo di bello oggi? Come va il tempo? Ieri è una bella giornata di... Aspetta, ho un'idea per come cambiare la tua giornata. Sì? Ti vesti, ok, tipo da spettro, stai sul balcone tutto il giorno, dato che non puoi muovere tanto le braccia, ti metto i fili così rimani anche più alleggerito e stai tutto il giorno appeso E fuori. dopo faccio... Sì, se vuoi. Tanto per cambiarti la Sì, ma giornata. forse è considerato essere fuori di casa, non posso No, il star fuori. balcone no. Il balcone è considerato essere in casa? Eh beh sì, fa parte della casa ancora, Ah, va tutto bene, allora. il catasto ha deciso così. Sì, vabbè, comunque, come vi ho detto, come va il tempo, oggi è una brutta giornata, non so se pioverà, comunque ci sono 8 gradi e siamo il periodo della merla. Il periodo della merla sarebbe un detto popolare che indica che sarebbero i giorni più freddi dell'inverno, però mi sembra che invece si sta bene e non ci sono problemi, insomma. Cosa posso dirvi io? Lasciamo stare i falchi perché ormai sta diventando un discorso un po' pesante, però mi piacciono, quindi c'è già movimento e non credo che mancherà tanto che coveranno l'uovo, anche perché ho scritto a una responsabile dell'Australia, ma mi sa che Facebook lo guarda poco perché infatti non ho ancora risposto, a parte la differenza dei fusi orari, però gli ho detto che io sto guardando a Milano un nido, quindi io ho detto anche che la webcam che hanno là non va bene, mi ha risposto che la prossima settimana sarà messo tutto a posto, quindi si ritornerà a vedere anche di là, anche se ormai il loro circo è finito, comunque è sempre belli da vedere. E là in estate fa molto caldo perché ho visto Diamond che era con la lingua fuori, praticamente respirava con la bocca aperta, era proprio disperato. Di bello posso dire che siccome che ho tanto tempo libero ormai che non so come usarlo, ho trovato su YouTube un nuovo canale, peccato che è in russo, perché se non sono come che il signore là che voleva fare interviste in russo, mi viene il nome, che alla fine ha detto una cosa per l'altra e la gente si è messa a ridere, non so il russo, anche se ha insegnato come è scritto il russo, ma leggerlo, cioè parlarlo diversamente, quindi... Cos'è di bello sto canale russo? Deve essere una appassionata di animali esotici, vari tipi di animali, sia rapaci che anfibi, Purtroppo non leggiamo il cirillico e non perché leggiamo sennò mi cirillico spiego. perché è russo, però c'è un bel protagonista, detto il boss, si chiama, se non andate a cercare, spelling, YOLL, e fa, Lol, Gol, sì, lol, lol. YOLL, vabbè, YOLL, e fa, ecco, Devi sempre cambiare il nome a tutti questi poveri animali. cambio, Così si bello che chiama. ogni cosa gli danno in bocca, nel becco lui se lo tiene, quando lui va a tirare via, lui dico in dialetto sfiga, fa diversi strani, però il suo motto unico è sì, è un centro di animali, però ti guarda fisso, è un bel gufo reale, quindi è bello grosso, enorme, quindi vabbè, insomma. E anche quello è bello da vedere. Poi non voglio stancarvi con la mia epopea ormai che adesso siamo 2 mesi che sono a casa. Siccome che ho tanto tempo libero da regalare alle persone e viaggio con la fantasia perché poi non posso uscire di casa, ma con la fantasia viaggio molto. Oddio, si può viaggiare con la fantasia, Luisa? No, perché è il rischio che vi dicono che ero fuori di casa con la Sì, testa. forse. È pericoloso. YouTube è considerato stare in casa o essere fuori? Non lo so. Vabbè, comunque sono in casa e quindi non posso girare andare fuori nel ristorante. Ora, comunque lo sapete che voi ci deve stare a casa. E ho trovato su sto sito, quello che uso io dell'assicurazione Mental Salute, bellissimo resoconto che se davvero avrei usato tutti questi soldi,
Io sarei messo male, avrei chiesto finanziamenti o mutui perché ora non credevo neanche io di aver speso tutti questi soldi in terapie. E guarda bene, fortuna nella fortuna, sono terapie che alla fine non mi hanno fatto poco o niente. Quindi la somma totale, non so cosa dire perché l'ha fatta in una storia Luisa nel suo Facebook, però credo che erano 2000, 2100, 2000 rotti. Mi sembra più di così, erano 2000. La storia, tu hai fatto il totale nella tua storia. Ecco, Ah, solo di Metasalute mi sembra che siano 2176. 2176 e corrispondono a terapie, visite specialistiche e anche loro lo chiamano anche alta diagnostica. Sì, perché hai fatto l'RX e hai fatto l'ecografia. Se Ecco, fosse allora, per... io vi faccio vedere, dopo fate il fermo immagine, non so se noterà, vediamo. Fate il fermo immagine e potete vedere co cosa ho speso, perché qua non c'è il totale ovviamente 2019-2020 e non è ancora finito E perché sono devo... più le visite che stanno facendo a È più pagamento, le più le visite consultazioni. perché siccome che ora che prenoti con la situazione ci vuole leggermente un po' di più, ma non sono liberi, faccio prima con i soldi, quindi contiamo che con i soldi ho già speso 250 euro, vabbè. Allora dipende, cioè, allora, con l'assicurazione passi comunque come se tu prenotassi a pagamento. Il problema è che il buono dell'assicurazione dura 30 giorni. E uno, bisogna vedere se tu vuoi uno specialista specifico, se è disponibile, tipo se Sì. io sceglievo solo la poliambulanza, che è dove tu vai a fare la visita, ma sceglievo un dottore X ortopedico qualsiasi, il giorno dopo l'avresti avuto anche col voucher la visita. Perché adesso c'è la possibilità di, cioè, tipo il sito della poliambulanza, perché di Brescia c'è l'applicazione, si può vedere sia col Servizio Sanitario Nazionale, sia con a pagamento, sia con l'assicurazione, che però io ho controllato assicurazione privati, le tempistiche sono uguali, la disponibilità anche per ogni medico, siccome che la fisiatra, quando siamo andati a gennaio, ci ha consigliato uno specialista specifico che dovrebbe anche aver fatto delle procedure sperimentali per il trattamento dell'epicondilite meno invasive rispetto all'operazione tradizionale, siamo andati a vedere questo specialista. Il problema era che questo specialista a pagamento si andava a fine agosto, cioè no, scusate, a No, fine marzo. maggio, cosa che non era possibile No, era aspettare. sì, maggio era quell'altro. No, fine maggio era quello dove te del dottor Terragnoli. Terragnoli, L'altro sì. medico che mi ha consigliato, quando io l'ho chiamata e gli ho detto: guardi, che ho sentito, ma è fine maggio, mio marito non può stare a casa 5 mesi per aspettare una visita. Mi ha dato il nome di un altro medico che adesso ho segnato e non mi ricordo, e quello era marzo. Contate che tutto questo è successo a gennaio, il 9 di gennaio, 9-10 gennaio, quando siamo andati a fare la visita. Quindi, grazie a delle conoscenze, sono riuscito ad avere il numero di altri due studi dove lavoro, non è che siamo passati davanti per conoscenze. Mi hanno dato degli altri studi dove questo dottore visita, e lì sono uscita supplicando, spiegando che la situazione si protraeva da mesi, ha fatto decine di terapie senza risultato. Loro hanno dei posti che lasciano per le urgenze, e avendo chiamato il 10 di gennaio la visita supplicando a pagamento, pagando un patrimonio, perché è uno dei conosciuti di Brescia, ce l'abbiamo a febbraio. Ecco. Quindi questo è, quindi l'assicuratore funziona, però Sì, purtroppo se vuoi un funziona, dottore però specifico e dopo tutti i mesi che va avanti, se ormai il problema abbiamo è quello. risparmiato una botta di soldi ringraziando questa assicurazione che non l'ho fatta io, ma il contratto metalmeccanici c'è, quindi è meglio usarla. Nonostante ciò, mi dispiace sempre dirlo, ci sono sempre il 60% di metalmeccanici che non sanno o sanno che c'è ma non sono capaci di usarla. E cavolo, una volta che te la paga il datore di lavoro, certo, per carità, è meglio non usare perché vuol dire che stai bene, ma almeno se si sta male usiamola, ragazzi, perché Oh, ma c'è una cosa, anche se uno sta bene, all'interno
di queste assicurazioni ci sono dei pacchetti di prevenzione per i quali tu hai diritto di farli ogni tot periodo e non hai bisogno della ricetta medica, quindi sono in base all'età, è un Un pacchetto check-up, completo per ogni insomma. età. Quindi ci sono anche quelli, quindi uno può stare anche bene, però può avere dei check-up. Poi dopo è logico, tu hai il livello base, c'è chi mette dei soldi e a livello un attimino più alto, però si possono risparmiare comunque un sacco di Anche soldi. se tu metti €200 all'anno in più, cavolo, questi soldi qua li hai già incassati, è una meraviglia. Comunque, così la situazione come sta. Quindi adesso giovedì 6 vado da sto ortopedico specialista, che più che altro è specialista Della gamba, del del ginocchio. ginocchio, però Ha fatto prenotazione. il dottore della visita fiscale mi è venuto in casa, mi ha detto che lì a Poliambulanza è un reparto molto buono per il mio problema. Tutto qua, anche perché, poverino, vedendo tutte le mie carte, si è messo le mani nei capelli perché ha dovuto stare qua un'ora a scrivere. D'altronde mi ha detto vai avanti, che non c'è. Cioè, sei veramente. Mi sono stato dichiarato veramente malato. No, che abbia. Sai, perché vanno in giro sempre con la scusa che c'è qualcuno, che il solito furbetto, che mai se ne sta approfittando, ma io sinceramente preferisco andare a lavorare, perché sinceramente, ecco, stare a casa ne ho proprio Stare a due. casa può essere bella dopo qualche giorno o se Sì, non qualche giorno, decide. massimo una settimana, ma Però ragazzi. immaginatevi che a casa da 2 mesi può fare solo guardare film, telefilm che finiscono anche quelli, si sta guardando di tutto, non fa niente, cioè io sono al lavoro quindi logicamente non è che posso stare al telefono a fare compagnia. E basta così, quindi vedete che non è molto piacevole la mia Non è situazione, però è importante che la cosa che mi preme più di tutti è di guarire, perché sicuramente dopo ci sono altre procedure lunghe e lì mi si rovina la vita. Comunque andiamo avanti con la spesa, perché sennò il video è troppo lungo. Per disgrazia ho rotto anche uno scontrino, quindi vabbè, leggiamo quello ancora intatto. Luisa è andata, come sapete, va lei a fare la spesa, quindi anche se mi sbaglio a parlare, però è lei che va a fare la spesa. Ha preso l'acqua frizzante, 1,5 litri, viene Ascolta, 4. ti interrompo l'ultima volta. Cerca di guarire perché i supermercati li odio Lo e so non che voglio devo dire. finire come il L'ultima tuo volta sei andata lì a mediatore Osinovi, ti è della partito il carrello, se non c'era la tua sorellina, che per disgrazia non è andata sotto il No, carrello. proprio perché a me non piace andare al supermercato. Cioè, non so il perché, una volta ci andavo da sola, prima quando eravamo a Padova, ma io adesso lo odio, cioè, mi viene Dopo un'orticaria. dicono che parli te, mio. Vabbè, devo partecipare. So che sei logoroica, però Non no? c'è nessuno che parla con me mai. Mai, vabbè. Non è le tue amiche, parla con le tue amiche. Va bene, parlo con Ecco, Anna. brava, parla con Anna. Acqua frizzante, 1,5 litri, 14 centesimi alla bottiglia. Poi ha preso carta casa Trevedi, viene 1,50 euro, quella qua. Aspetta che. Non è che sia facile, questa qua è Trevedi. Ah, ma non mi sa che ho sbagliato. Vabbè, questa qua è carta, 1,50 euro. Poi, sì, non è giusta quella, perché mancavano. Poi il brillantante, che viene 99 centesimi, è un mezzo litro. Sì, mezzo litro brillantante della Date 5, buono che mai. Poi, beh, zucchero 65 centesimi, 1 chilo, ok, ecco. E formaggio, c'è 1 chilo di fette, di filafondi, 50 fette, ma è 1 chilo, e viene 3,29 euro, insomma, neanche tanto. Poi, ho preso 2 pacchetti di insalata Hirschberg, 250 in offerta, sono in 89 centesimi. Ok, poi ho preso in gastronomia il gorgonzola dolce, è in offerta, Cos'è in offerta? è in offerta 99 centesimi a letto, Ed credo. è essenziale. Ed è essenziale, perché il mondo non gira senza il gorgo. Anche se quando ho visto il film Benvenuti a Sud, era una bella. Gorgonzola, il gorgonzola.
ha detto questo formaggio è andato da male, la muffa invece. Ma quello è uno veramente dei pochi film italiani che riesco a guardare perché è bellissimo, fa morire da ridere. Benvenuti al nord, a nord, ok, poi andiamo avanti, banane. E scusate, non siamo razzisti a tutte le amiche che sono dal sud, quindi non ci sono problemi. Ma no, perché è divertente, alla fine è vero, c'è cioè, il linguaggio con tutti i suoi... Al bello di ogni regione, al suo dialetto, il bello parlare... Ma intesa, perché lui va giù al sud con tutto il terrore, tutto la parola. Sì, lo sanno la storia, che alla fine si trova, piangeva perché doveva tornare a casa... Però il problema tu è che quando parli con tante amiche meridionali, si dice meridionali non è un'offesa, tu ti trasformi, cominci a parlare diverse parole che non sono di bresciane, vero? Allora, d'altronde, se ho amiche che parlano in romano, in napoletano, in valese, Pota, pota, pota e scappa tutto, Vabbè. Oddio. Ecco, vedete, un veneto che dice potta potta. Va bene, andiamo avanti. Banane, era €1,29 mi sembra, sì, banane €1,29. E finocchi, vediamo, perché qua mettono anche, sì, erano €1,20, quel rotito, non mi ricordo, perché mettono tante cose. E il cremosino che viene, questo è sempre buono ragazzi, col riso poi, 2,99, 3 etti, cos'è 3 etti, e 52, buonissimo, tipo camoscio d'oro. Ah sì, e anche il grana, vediamo se lo trovo perché ormai ho saltato tutto. Sì, ho saltato, mi sembra che costi, questo costa, sì, beh, costa un po' caro, 9,49 al chilo. Però ragazzi, una volta avevano il formaggio duro e mi andava bene anche quello a grattare, però non c'è. Poi c'è anche le specche, netto mi sembra, €1,29, viene in offerta. Boh, questo ho finito, adesso vediamo cosa ha preso il Prix, anche se scontrino è stato tagliato perché non ha voluto vedere cosa ha speso, e dici, no scherzo, l'ho rotto io. Allora, ho preso le pizze. Tre pizze vengono €4,99 perché veramente vabbè che comunque €4,99 e siccome che sono vegetariana, salmone salame piccante e tonno e cipolla. Ah, questa qua addirittura il tonno, vabbè, non è. Ah, perché l'altra volta presa c'era la margherita, vabbè. L'altra volta c'era quella con le verdure. E niente, allora cosa si fa? Si farà il gogo col tonno di cipolla, no, col il salamino piccante? No, buttiamocelo sulle verdure. Vabbè, sulle verdure, faremo specche e coso, verdure e gorgo, quindi... quella con le verdure non sa di niente. Sì, non sa di niente. Sì, sì, sono perché un trice costa, altrimenti uno va in pizzeria, sono molto, molto, perché vai qua al Vegliero... costano, non costano tante, ma sono buonissime, a meno che non volete andare al kebab che qua in via Cesare Battisti fanno la pizza col kebab che è una scannonata, costa pochissimo, almeno costava pochissimo, poi non abbiamo avuto occasione di andare, 6 euro, ma era quel kebab di sopra, o piccante, non, o solo con la salsa di yogurt, buonissimo, e vedete che io sono razzista, dove è buono, si mangia poco, io vado, poi... vediamo il latte 44 centesimi, non cambiato marca ma sempre 44 centesimi al litro specialmente schermato, poi vediamo vino bianco 84 centesimi sia bianco che nero, quindi costa 99 centesimi MD, costa meno questo, poi burro €1,59 250 grammi di burro. Poi vediamo cosa posso trovare, perché qua è rotto adesso. Via Cal era in offerta. Quindi, sì, era 1 più 1 la ricarica, 1 più 1, 2,60, scusate. 1,
Sì, 1,50. No, 2,79 sono sicura. Sì, va bene, 2,69 totale, meno, vabbè, 1 più 1, ok. Poi, proprio la parte più interessante mi si è rotta, pensa a te. Via cal, via cal. Poi ci sono i gnocchi, 1,89 kg, 1 chilo di gnocchi. E poi vediamo, ecco qua, l'omino, veniva 4,98, anche questo qua è un'offerta 1 più 1, 4, insomma, 23 3. più 3, 26 tappi, insomma, e c'era 1 più 1, cioè pari 4,99 per tutti e due, quindi fate la metà, due rotti, insomma. E via calci, gli ha detto te, era 2,49, sì, 2,49, 2,49, più la tira via 2,49, cioè, insomma, 2,49, basta. È tutta lì la storia. Bene, e credo di aver detto tutto, sì, quindi il video termina qui. Come sempre vi dico, iscrivetevi, commentate, mettete like, anche i dislike mi vanno bene lo stesso, e condividete, e basta. E poi anche non dirlo, tanto arrivano uguali. Ma no, non è che non mi interessano, a me mi vanno bene anche i dislike perché YouTube conta anche quelli, ma non in senso negativo, perché sono sempre, come si chiamano, movimenti del canale, quindi il canale è vivo, quindi mettete pure i like, cioè non è che mi danno la penalità, mi tira via una cosa, non succede niente, servono solo per dire a YouTuber che non gli è piaciuto il coso, però è un'interazione anche quella, quindi va bene anche quella. Basta, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutte bellissime, nos vediamo al prossimo video.